serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati raga e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Allora ragazzi, in questo video vi voglio spiegare, tra virgolette, vi voglio far vedere un pochettino velocizzato come dobbiamo fare per mettere le livree segrete sui mezzi. Quindi vi procurate una O-Tring ragazzi, che è esattamente questo veicolo qua. Dopodiché lo dovete far esplodere. A questo punto io velocizzerò la clip ragazzi, perché vi faccio capire che dovete moddare questa macchina, perché la O-Tring ha circa 32 livree, non voglio sbagliare ragazzi, e quindi la maggior parte dei mezzi ha massimo 15, 13, 14 livree, e tutte quelle dopo, la differenza tra le livree che abbiamo e quelle che non abbiamo, troveremo quelle segrete. Per esempio, adesso io poi vi farò vedere come trovare le livree segrete sull'oppressor. Quindi ragazzi, tipo l'oppressor c'ha 13 livree, noi dalla 14, 15, 16 in poi andremo a trovare le livree nascoste. Io adesso modderò la O-Tring con questo veicolo qua, che mi piace un sacco, anche perché questo veicolo, quando l'ho creato in passato, ho frizzato la perlescenza facendolo con due console. È un glitch un po' particolare. Comunque sia, a questo punto ragazzi, una volta che abbiamo moddato la O-Tring, possiamo iniziare effettivamente a moddare l'oppressor, e vi spiego anche come salvarlo. Quindi ragazzi, come tutti i car to car, dobbiamo ovviamente distruggere il veicolo che vogliamo moddare. Questa parte non ve la faccio vedere perché ormai l'avete vista, rivista, stravista, ma vi faccio vedere un'altra cosa. Siccome anche Freeplay sta facendo la stessa cosa che sto facendo io, ne approfitto per farvi capire una cosa. Io andrò a mettere la livrea 27 sulla mia O-Tring, che l'ho già fatto, mentre Giuse andrà a mettere la livrea numero 28, ok? E in precedenza abbiamo messo la livrea numero 26, e vi spiego che la 26 porta la livrea nascosta foglie, la 27 vi farà avere la tartan blu, mentre la 28 vi farà avere, non me lo ricordo, me lo faccio vedere più avanti nel video. Comunque sia, una volta che avete le O-Tring moddate ragazzi, non vi resta altro che avviare lo sprint. Mi raccomando, distruggete gli oppressor. Vi voglio anche dire ragazzi che purtroppo, non so perché, non me lo state a chiedere, l'oppressor rompe le palle. Quindi probabilmente non vi uscirà alla prima. Se vi esce alla prima avete un buco di culo bello grosso. Comunque sia, tutto nello scherzo raga, ovviamente. Comunque siete fortunati, perché io per esempio, prima di moddare l'oppressor, ho dovuto provare il glitch 12 volte, mentre invece Freeplay alla prima l'ha moddato. Quindi una volta che siamo all'interno della gara sprint ragazzi, non ci resta altro che, come al solito, fare un respawn tenendo schiacciato Y o triangolo. A questo punto, una volta spawnati, andiamo ad aprire il telefono e ci chiamiamo ragazzi l'assicurazione, in modo tale da avere lo switch sopra l'oppressor. Non vi sbagliate, magari sull'appartamento cliccate una volta e deve stare sull'oppressor, quindi sul veicolo che vogliamo moddare. A questo punto ci lanciamo in acqua e appena vediamo la schermata nera e grigia, clicchiamo una volta A. E sbadabam, raga! Io con la livrea 27 ho messo la tartan. Giuse invece aveva montato la livrea 28 e ha messo la livrea santo capra, ragazzi, che non mi ricordavo, la moneta. Ok, mentre la 26 vi porterà la livrea foglie, se non sbaglio la 30 o la 32 vi porta la 69 multicolor, e ragazzi così via. Vi lascio a voi giocare, testare, moddare, questo ve lo confermo che escono così. Mi raccomando, non scrivete che non funziona, perché ve lo sto dicendo già io, il glitch con l'oppressor è difettoso, bisogna delle volte farlo
più volte per far uscire l'oppressor, perché a volte non modda. Comunque sì, ragazzi, ora per salvarlo non ci resta altro che andare davanti a Los Santos Custom, ragazzi. E una volta che siamo davanti allo Santos Custom, semplicemente possiamo avviare un'attività di quelle dal menu di pausa. Quindi dovete attivare opzioni con le mappa all'inizio del glitch, se no non potete farlo. Oppure dite al vostro amico di cambiare lobby, oppure, ragazzi, vi finite la gara sprint. Quindi io a questo punto ho chiesto a Freeplay se poteva avviare lui la gara, come vi ho fatto vedere adesso io, dal menu di pausa. Dopodiché bisogna diventare membri dell'MC, regà, per avviare in gabbia, che si avvia da un incarico del boss dal Motorcycle Club, come vi faccio vedere adesso in alto a sinistra. Quindi a questo punto, una volta che siete su incarico del club, cliccate su in gabbia, regà, e non vi resta altro che entrare dentro lo Santos Custom normalmente. Quindi riparate il veicolo, e una volta che riparate magari il veicolo, se ce l'avete rotto, andate a modificare una qualsiasi cosa. L'importante è che non ci mettete le bombe. Quindi cliccate B in questo caso e gli farà mettere il motore, le livree, eccetera. Ora vi faccio vedere che la livrea effettivamente non è selezionata ed è nascosta, ma come tutti ben sapete l'oppressor, la tartan blu, non la porta. Quindi livrea moddata, oppressor moddato, ragazzi. Io spero che questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e condividete, raga, bella.